Buonasera Londra, siamo ancora qua a Firenze per vedere oggi l'allenamento di una bikini. No, non è vero, vediamo un bodybuilder, Daniele Belli. Piacere. Piacere. E che cosa vediamo oggi, Dario? Oggi vediamo il suo allenamento di petto e dorso con richiamo upper back, che sarà anche lui la settimana della Peak Week. È in cut fase 3 inoltrata, quindi gli stimoli sono molto particolari, ma li vedremo dopo. Fagli vedere una mos muscular. Vabbè, ci siamo, come bikini è buona. Facciamo un dead bug con manubrio abbastanza leggero, mantenendo le curve fisiologiche senza schiacciare, perché ci interessa come attivatore, visto che comunque in cut le nostre riserve energetiche non sono infinite. Il core in questo caso, se messo come warm up in preseduta, ci interessa prevalentemente per accendersi e non sfinire, anche perché ha un multiarticolare subito dopo. Braccio e gambo opposto, mento leggermente retratto, testa staccata. Ok, spingo bene il manubrio verso di me. Sì, e vado ancora. Buono. Partiamo quindi con lo stacco rumeno, che precede tutto la parte di dorso, che ci serve anche come attivatore, ma nel suo caso come richiamo sia erettori ma anche catena posteriore femorale. Faremo un 3x7, nelle settimane stiamo lavorando sempre a onda in questo caso. Andiamo! Ultimo. Bravo, ritorno in piedi tutto fino in cima. Bello. Poggio. Okay. Bello compatto, eh? Bello, madonna. Buono. Via forte. Ultima. Bene. Ingancio bene. Non aprirti eccessivamente di petto, inclinati indietro come una lancetta in orologio. Eccolo lì, due, molto bene, bene, aggancio in basso avanti, vado, via, 4, ottimo, via, aggancio bene, via, 5, molto bene, via, aggancia bene, bene, ora accelera e tieni bene il picco, in chiusura, tieni, buono e mollo, molto bene, è impressivo, Tanta roba. La logica con cui hai selezionato i suoi esercizi qual è stata? Allora, nel caso del dorsale siamo partiti, come dicevo prima, con un hip hinge, così che facevamo un richiamo dorsale, ma soprattutto anche un richiamo sulla catena posteriore. A seguire una tirata verticale, anche perché non voglio, soprattutto in cut, avere un eccessivo stress sul lato lombare, e finiamo sul lato dorsale con un MD row, che abbiamo visto, magari si è già uscito col video di Fontani, ma che va a lavorare su uno stimolo molto mirato con un bassissimo stress sistemico, quindi dal più tassante in questo caso all'esercizio di più rifinitura di fine. E vengo su, molto bene, buono ancora. Allungo, apro il bacino, benissimo, riprendo in basso avanti, l'aspetto e vengo su. Blocca il gomito un filo prima, ancora tre, via, riprendo in basso, vado. Rimani con le spalle allineate, quindi allungo, riprendo, non ruoto, ma in chiusura rimango con le spalle allineate. In questo caso abbiamo scelto una panca piana, anche se poteva essere più congeniale un esercizio guidato, perché lui si allena comunque a casa e in questa maniera riusciamo a usare comunque un multiarticolare che ci guida a livello di performance. Successivamente abbiamo una croce ai cavi su panca 90 gradi, in modo da raggiungere un buon livello di effort. Via forte, accelero, molto bene. Dalla regia ci chiedono quant'è il tuo massimale di panca. Il massimale non l'ho mai trovato. Ok. Però il mio record è stato a fine bulk di 130 kg per 6 riposizioni. 130 kg per 6.
da natural si possono avere masse muscolari di un certo tipo senza una prestazione muscolare di un certo tipo? Secondo me la performance è un cardine importante per il natural, anche perché non ci dobbiamo fissare chiaramente sulla singola. Il nostro obiettivo è che un atleta, e li chiamo atleta anche se non devono fare una performance, stanno su un palco, deve essere forte su tutti i rep range, quindi dai 5 ai 10 ai 15 plus ripetizioni. Più un atleta è forte, più si riesce a eliminare anelli deboli che potrebbero essere stabilizzatori o quant'altro, più riusciamo a attivare il gruppo muscolare target. In questo caso abbiamo la nostra prova davanti. In questo caso abbiamo utilizzato questa variante. Possiamo modificare la sua curva di resistenza spostando la panca indietro avanti. Se ricerchiamo un maggior picco andremo a spostare la panca leggermente più indietro. Se come in questo caso vogliamo un ibrido, stiamo con la panca un passo avanti rispetto ai cavi, in cui abbiamo un allungamento non proprio eccessivo, un buon intermedio e un ottimo picco di contrazione. Siamo ai bicipiti, in questo caso abbiamo scelto una variante di bicipiti alternati, quasi come se fosse un dead stop, per ricercare comunque una buona pulizia esecutiva. Nonostante che non ci sia una tensione continua, ci permette di mantenere un carico piuttosto elevato, tanto sull'esercizio successivo andremo su un esercizio di isolamento al cavo basso, in cui ricercheremo un effort più elevato e una tensione più continua. Ultima. Bene, anche di qua ultima, benissimo. Fatica, vai, 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 buono. Ultima per braccia, fortissimo, vai forte, 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 via. Dai, fortissimo, forte, 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 bene. Gambe un po' più distese, bravo, e blocco tutto, benissimo. Andiamo, qui siamo all'ultima variante. Cat al cavo basso sdraiato ci permette di evitare tutti i cheating. In questo caso andremo su uno stripping triplo 8 più 8 più 8, in modo da ricercare il massimo cedimento con la massima stabilità. Ultima. Benissimo, appoggio, vieni su, bene, andiamo, bello stabile, via, accelero, 3, ottimo, stendi bene, via, accelero, buono, ultima, via, forte, 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 bene, 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 e stop.